Allora, partecipa al server e andiamo e andiamo. Dov'è il server? Modesto. Community. Ottimo, non mi trovo più il server. Dacci oggi il nostro bug quotidiano. Oh, non trovo più il server. Andiamo bene. Si chiama Modesto Community il server? Eccoci. Allora, partecipa. La gara è andata una merda perché è scoppiato il motore al secondo giro. Qui su Farming non esiste più la partita. Ottimo. Andiamo con la M. Ma dov'è finita Modesto Community? Chi c'è dentro nel server? Nessuno. Usciamo. Andiamo a riavviare la partita. Allora, ma non possiamo perdere tutto. Modesto Community. Niente, si era solo buggato un attimino il server, non faceva entrare nessuno. Noi vediamo cosa ha salvato. Si è salvato fino all'ultimo. Laffo, 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 laffo. Papara papa 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 95%, 100%, il server qui è iniziato. E qui è iniziato pure. Andiamo. Quindi andiamo a fare tutto quello che c'è da fare. Copia, ingolliamo. Allora, contratto di coltivazione al 14 lo abbiamo fatto, quindi rimane campo 35 32 aratura, campo 45. Che sta entrando, non l'ho visto. Campo 45. Uè, Simo.
Vediamo un po' la situaciones dei contratti. Al 45 abbiamo coltivazione da fare. Coltivazione. Perfetto, allora vediamo un po' cosa c'è da fare. Al campo 20 è stato fatto tutto. Al campo 20 grande c'è da seminare a febbraio. Campo 21 andiamo a raccogliere i sassi. Eccolo qua, andiamo a raccogliere i sassi al campo 21. Togliamo tutto dal PC che devo guardare la mappa. Ecco qua. Ok, andiamo a raccogliere i sassi di Matera. Andiamo. Guarda quanti bei sassolini. Ok. I sassolini. Chi è entrato? Simo Cross è entrato. È piena, attenzione, dove si va a svuotare? Di là. Che abbiamo riempito la raccogli sassi, sono 110 euro, 111 euro. Questo è il periodo per raccogliere, per piantare, c'è solo semino, patate, barbabietola, canna da zucchero. Minchia, devo raccogliere, la devo piantare adesso la canna da zucchero, quindi. Minchia, e se la devo piantare adesso, allora bisogna muoversi. Scarichiamo i sassi. Belli i sassi, guardate che belli. Oh, pam. 118 euro.
Belli, 118 euro sono belli, dai. 118 euro di sassi. Andiamo a concludere la raccolta dei sassi e poi andiamo a piantare la canna da zucchero. È la prima volta che lo facciamo, quindi vediamo come funzionerà sta canna da zucchero, ci vuole un sacco di macchinari. Lafo, tu la sai piantare la canna da zucchero? Come no? Barbabietole pure. E le bietole già le ho messe, se le ho pure raccolte. Io sono indeciso, Lafo, non so cosa fare. Io sono indeciso se in quel campo 20 farci il cotone oppure Oh. comprare un campo direttamente col cotone già pronto e raccoglierlo. È quello il mio dubbio, non so cosa fare. Olè. Italiano. Italiani! A cazzotti con l'orchestra di Demo e non va, da Pavarotti e nemmeno Sanremo. Sotto influenze negative di cannabis attive. Ehi mamma, qui ci sono canzoni nocive, generazioni recidive, legislazioni proibitive, mentre l'alcol e la sigaretta legalmente uccide. Veleno quotidiano, ma facciamo finta che non fosse. E ci chiediamo perché se ci andiamo una gioia e fumiamo venisse la tosse. Bestie mutanti siamo noi. Hoi 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 hoi. E non ci ammazzerete mai. Mai 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 mai. Sabotaggi negli ingranaggi, scarafaggi coi tatuaggi, mutanti, mutanti, mutanti! The soul from the rock and see, cosa che due in the mix di roba mista all'alternativissima rivista Resta Qualunquista è che se ne infischia di destra e sinistra e mischiamo di minestra una miscela mai vista. Al giornalista che intervista rispondo alle domande, tanto questa musica leggera è pesante come un elefante, non ha mezza misura, stai vicino o stai distante, se la fischi scende dal palco e ti spezza le gambe. Ma conosci sta canzone, Lafo? Alafu, Sì? No, conosci sta canzone? io Bestie conosco solo le mutanti. canzoni da uomini. Bestie mutanti degli articolo 31. Ma l'articolo 31 fanno. No, Alafu, sta cosa non la puoi dire. Gli articolo 31 hanno fatto la storia della musica rap italiana. Rap commerciale, attenzione. Come va a fanculo? Compa, hanno riempito il forum. Hanno Le canzoni vere. riempito il forum con le canzoni comuniste, come Doping nel ciclismo virtuale. Sospeso un corridore italiano e-sport. te. Beh, virtuale sempre devono pedalare quelli, non è che. Sì. Madò. Che schifo l'essere umano. Fa proprio schifo, Mamma veramente. Facciamo proprio santa. ribrezzo. Ignobile. Pur di essere Ignobile l'essere qualcuno, umano. ricorrono alle cose più schifose. Incredibile, ragazzi, veramente incredibile. Ah, e le buste paga fanno cacare e ci sono le magagne. Nello sport ci sono le magagne. Ma dov'è che non ci sono le magagne? Nel sesso ci sono le magagne. Cioè, io veramente, è rimasta una cosa naturale. Tu. Ah Chiedo, chiedo per me. no, L'amico mio perdonami. non c'è. L'amico tuo era Gianluca. Quindi
Ti ricordi Gianluca? Gianluca 11? Gianluca con la K. No, Gianluca 11. Carabiniere. Sbiro? Minchia, che brutta fine. Me lo vedevo a fare il coglione nelle spogliatoie a fine allenamento a basket. E mi è diventato carabiniere. Come si perdono le persone, ragazzi, un attimo. Salutiamo le forze dell'ordine che ci stanno guardando. Salutiamo le vere forze dell'ordine che ci stanno guardando, per la polizia. Oh! Attenzione! Dissing, dissing. Che bordata! Quelli stanno solamente perché siamo in Italia, esistono, perché sennò non esisterebbero. D'altronde ci fanno anche le barzellette, ci sarà un motivo, ragazzi, fatemi due domande. Arriva la bordata. Fatevi le due domande, ragazzi. E datevi anche delle risposte ogni tanto, se volete. Non abbiate paura a chiedere. Quando ci sono le barzellette vuol dire che c'è qualcosa che non va. Salutiamo anche tutti i marescialli dei carabinieri che stanno guardando in questo momento. Certo, che sostengono il canale. C'è la partnership che va avanti da un anno. Ringraziamo. Anzi, quest'anno... No, quest'anno non c'è la partnership perché non abbiamo fatto nessuno sketch sui carabinieri al villaggio. Ah no? No, no. Allora no. L'anno scorso facevamo lo sketch dei carabinieri. Quest'anno niente. E allora... Non gliel'ho insegnato. Ma mi sono innamorato ma di tuo marito. Vero? Calafo si è innamorato di tuo marito, ragazzi. E mi sono innamorato della Giargianite. E quindi cosa ne pensi della spia di Corona che ha fatto passo indietro su... E beh, ha ricevuto minacce. Su cosa? Su Barella? Ha ricevuto minacce? Cioè, uno che ti dice ti ammazzo e i figli e la moglie, che cosa può fare uno? Si tira indietro, no? Ma chi? Barella? Barella Ventura, è così potente. Insomma, qualcuno. Non so chi ha minacciato chi. Ma coso ha... Chi è che l'ha querelato? Per diffamazione aggravata? Il Sharawi, mi sa. Che ha fatto il nome del Sharawi. Barella. Ma fatto... ritorna di nuovo in galera. Ma è uscito, Corona ritorna. Ma chi, Corona? Nostalgia? Ma Corona non ce la fa a stare fuori, compà. Niente. Vabbè, ma quello deve guadagnare. Quello lo fa per lavoro, quello è giornalista. Sì, ma quello non per... è lui deve che ha... Deve fare le ospitate, deve fare le ospitate in TV. Le ospitate, quello se le fa pagare. Quello è consapevole del rischio che viene querelato, lo sa. Ma lui vuole proprio quello, lui deve far parlare di sé. Più fa parlare di sé, più va in TV. E voglia pagare le spese degli avvocati, anche se la perde la causa, fa niente, ci ha guadagnato comunque. Perché quello che guadagna delle ospitate è maggiore rispetto a quello che perde tra avvocati. E se perde la querela, se... Anche perché la querela va avanti anni, quindi ha voglia in questi mesi ad andare in TV. Ma ha voglia. Quindi voglio dire, lo sa. Fino a poi quando tornato... poi c'è la galera di mezzo, perché comunque diffamazione aggravata, e non so se c'è di mezzo il penale, se c'è il civile tanto di guadagnato, paga migliaia di euro e buonanotte. Ma tu lo sai che è tornato pure Giovanni Verni a fare il personaggio? No, mi sta sulle palle quello. È tornato a fare Corona. E una volta che Corona è tornato di moda, compà, è tornato a fare il personaggio. Sì. Però è bravo Giovanni Verni, eh? Sì, però non mi piace lo stile, cioè ciò che fa. Per carità, fa la radio, bravo, però ciò che fa, lo so. Il comico che c'è in lui è un comico molto demenziale.
Vabbè, io adoro il trash, però il suo trash non mi piace. Il trash che adoro in assoluto è Lundini. Mamma, quanto è bravo Lundini. Londini è trash. No, Ma io non lo trash, considererei è trash, eh. demenziale, però le devi capire le cose. Cioè, le interviste che fa al programma che ha fatto sulla Rai, in seconda serata alle 11, è bellissimo. Cioè, c'è uno sketch con Pardo che fa, ma è bravissimo perché unisce trash, però lo fa in maniera molto elegante, molto intelligente. Intelligentissimo, questo dico non è trash. Compa, il È trash una non è trashata intelligenza. intelligente, scusa, se tu chiedi a Pardo, ma perché durante le interviste ti diverti a fare le voci di altre persone, quando lui intendeva la voce tecnica, e Pardo glielo dice. E lui un attimo si destabilizza, perché dice, oh cazzo, allora c'è un'altra persona. E poi racconta che comunque su FIFA, però sempre in maniera elegante, dice... Io comunque ho sempre giocato a FIFA con i dischi taroccati, cioè non l'ho mai comprato. Ma vediteli perché è Ah, ma l'ho molto molto visto, ma io lo bravo. guardo. E Non allora? lo vedo in diretta perché non lo becco, non guardo la TV, però Vabbè, mi capita di vedere i su video di YouTube, Lundini. sul A sito voglia. rosso, è voglia che ci sono. Sito Tipo non si rosso. può dire quella parola su Twitch. Si può dire sito rosso, YouTube? Perché non si può dire? Che dici, Lafo? Tutto si può dire. Mica una bestemmia. Tu lo sai, Lafo, che ho rischiato di essere bannato? Oh, hanno bannato l'AFO, ragazzi. Appena detto quella parola l'hanno bannato dalla Play, però. L'AFO. L'AFO? Eccolo qua. Ehi, dimmi, dimmi. E Tu lo sai che io ho rischiato di essere bannato? rischiamo ogni giorno, quando arriverà quel momento sarò un uomo felice. Ho rischiato di essere bannato quando quella volta che abbiamo speso 19 euro. Che ho speso 19 euro, ti ricordi? Ma che cosa? Il premium su OBS? No. Ah, e non si può fare? Vabbè, sarà 2 giorni il ban, sti cazzi. Vabbè, sempre meglio di chi è andato su Kick. Vabbè, quell'altro deficiente, Su Kit. Minchia, se fa Lo sai bingo... che alla fine dell'intervista Corona ha detto l'AFO scioppone? È vero. Questo è assolutamente vero. Minchia se l'ha detto, cazzo, ragazzi. Lo ha detto e l'ha confermato, ragazzi. E Anzi, ma vado a farmi qualche partita su FIFA, che te sono due o pareva. tre giorni che non ci gioco. E te pareva. Io devo ritirare le Rivals di una settimana fa. Le Che sette schifo quel vittorie che gioco. feci. Che schifo quel gioco, ragazzi, veramente. Oscenità allo stato puro. Dove cazzo è sto? La pietra che manca. Ma mi manca una pietra qua, dove cazzo è? Eccola qua. Raccogliamo sta pietra, via. Andiamo a raccogliere quest'altra. Wow, c'è Leao Trailblazers 87. Futto B. Dove cazzo è la Quanto pietra? sta? Ah, non c'è più, ok. Leao Trailblazers. Che cazzo vuol dire Un Trailblazers? milione! Leao 1 milione! Ma vaffanculo, Sai che cosa ha trovato va. Freccia oggi? Pelé. Leao. Chi ha trovato? Ehi. Ma lo sai Bravo dove l'ha lui. trovato? Chapeau. Lo sai dove l'ha trovato? E i pacchetti oro. Nel draft. Il draft è buono pure. No, nel draft, facendo il draft. Ma comunque il draft non è facile. No, il draft, per giocare al draft, non per giocarlo lui. Ah,
vabbè, ma lì è normale trovare giocatori forti, anche lo io l'ho so. fatto una volta, pensavo nei pacchetti. Vabbè, sti cazzi allora. Io mi fa, ho trovato Pelé, ho trovato Pelé. Sì, c'è David Beckham. Sì, vabbè, anch'io una volta ho giocato con giocatori, ma cioè, non fa testo. Te li mettono apposta i giocatori forti Poi per ci vogliono le continuare a mani. giocare. Ci vogliono le mani poi. Dio, bla bla bla. Vediamo, spacchettiamo le rivals. Vediamo la merda che ho trovato. Au! Sei in live? No. E faglielo Danimarca, vedere. CDC, Tottenham. Proprio lui! Proprio lui! Eriksen, Højbjerg! Va, va, Højbjerg. mocca mamma. Che schifo. Forte quello, è forte, forte. 55 velocità. Occhio se corri troppo forte, non... Si accappotta, Copa, secondo. no, se si mette a correre col cellulare in mano, Attenzione! non lo puoi Attenzione! chiamare più. Ungheria! Portiere! Lipsia! Proprio Madonna. lui! Il più forte! Gulaxi! Wow! Lafo. Se quello corre col cellulare in mano, diventa irraggiungibile, non lo puoi chiamare più. Attenzione, ho trovato Camavinga, buono. Bella Camavinga, bella merda. Ultimo pacchetto. Non è walkout. Inghilterra, portiere. Abbiamo finito con i Everton. sassi. Abbiamo finito con i sassi, andiamo. Chi è questo Pickford? Mamma mia. Allora, con i sassi abbiamo finito, adesso dobbiamo Mamma mia, ragazzi. seminare. Io quasi quasi O cos'è scioppo. la Calceviva? La 100 euro la butto. No, ma anche no, dai. Madonna, ma che è sto traffico? Che cosa hanno lasciato in mezzo alla strada? Hanno aggiustato gli obiettivi che sono buggati? Niente, non li hanno aggiustati gli obiettivi. Ah, non c'è bisogno di passare la Calceviva. Ok, a posto. Che abbiamo... Non c'è bisogno di passare la Calceviva, veramente? Vediamo. Calceviva richiesta. Non è richiesta, perfetto. E allora andiamo a seminare. Dove hanno messo la seminatrice? Vado a trovare la seminatrice qua. Via via. Che giocatori sono usciti? Rashford ce l'ho. Mendy, Varane, Lewandowski 92, Teo. Ma come l'anno scorso, cioè, tutto uguale. Aspetta, ma io per piantare la canna da zucchero che cosa mi serve? Aspetta un attimo, qua ci vuole qualcosa di particolare. Allora, per la canna da zucchero bisogna... Oddio! Che cazzo è cambiato? Ma è cambiato tutto! È cambiato tutto, sì. Oddio! Allora, Madonna, la trattore. mecca... Cioè, come si muovono i giocatori è diverso! Canna da zucchero, Perché? 54.000. Perché sta cosa? Non me Ah, i l'aspettavo. semi di canna da zucchero. Allora, compriamo i semi di canna da zucchero. Acquistiamo, ok. Mi sa che 2000 litri questi sono, buono. Poi dobbiamo prendere 54.000 questa. Andiamo a fare il prestito. 53.000, 54.000. Ok, canna da zucchero. Andiamo a prendere questa. Perfetto. Perché mi fa lo zoom quando tiro? Non ho capito. Via, prendiamola.
Mi fa lo zoom, oh, perché? Perché fa il tiro di potenza? No, no, quando la palla arriva al portiere mi fa lo zoom al contrario. Cioè, la Cioè? ripresa viene più alta. Che entra sia nell'area mia che nell'area sua, è uguale. E hai messo la telecamera diversa? Ma io non tocco la. Non apro FIFA da giorni. Cioè, è incredibile, cambiano da sole le cose. Oh, che cazzo sta succedendo? Che è sta corsa buggata che fa? Andiamo a piantare, andiamo a piantare. Allora, la piantatrice. A novembre la città si spense in un istante. Oh, qua c'è sempre il campanile che suona dalle 6 in poi. Non si capisce, suona per un'ora. Non si stancano le campane a suonare. Oh, c'è il glitch della resistenza. Manco le campane si consumano. Allora, andiamo a prendere questa con i semi e andiamo a piantare. Ricarica. Litri. 2000 litri, la fo, 2000 litri, io mi sa più no, ne prenderei un'altra. Un'altra cassa la prendiamo e ce la mettiamo dentro. 2000 litri e 2000 litri sono 4000 litri di semi. Minchia, con pochissimo si pianta sto coso. Andiamo. Suona il clacson. Madonna, con sta macchina qua dietro faccio fatica, eh. Sì, però Teo Hernandez, cioè, piano, cioè, la mia centrocampista è una donna, non può intervenire così. Non vale. Ah sì? E te parevo, ho preso il palo. Cioè, sta cosa dietro mi fa guidare male il trattore. Ah, c'è la ruota messa al conto. Ecco, la ruota messa giusta. Eccolo qua, lo sapevo, si è incastrato. Cioè, è inguidabile sta cosa. Ma come minchia la devo fare curva in Austria? Curva quale in Austria? Ce ne sono 12. Ieri c'è stato l'aggiornamento su F1, Matteo. Ai. Andiamo a piantare la bietola. La canna da zucchero. Madonna che traffico! Curva 3? Frenando, la fai frenando, non toccando il cordolo. E
hai fatto curva 3. Minchia, come cazzo si semina adesso sto coso? Vabbè, vediamo un po'. Partiamo da qua. Ma cazzate varie, niente di... Hanno rovinato poco il gioco stavolta. Infatti è piccolissimo l'aggiornamento. Allora, dispiega la seminatrice. Ecco, tutti i semi sono pronti. Abbassa la seminatrice. Accendi la seminatrice, vediamo un po'. Oh, è novembre, perché mi dice che è impossibile piantare? Canna da zucchero, a novembre si può piantare. Perché non me la fa piantare? Perché sono le 6? Me lo fa piantare perché sono le 6. Va bene, vediamo se me lo fa piantare di qua. Ok, e la canna da zucchero si pianta a novembre, compà. Guarda qua. Ah, stagione del raccolto. Ma vaffanculo, non si pianta nulla adesso. Ho speso sti soldi inutilmente. Va bene. Ripiega la seminatrice. Allora questa la dobbiamo, i semi dobbiamo rimettere qua dentro. Nonna, che drift che ho fatto. Allora scarica qui. 4 pallet mi ha fatto. 4 pallet. Allora, andiamo a posarti 4 pallet. Il primo pallet è stato conservato. Andiamo a conservare gli altri. No, ma non è fallo, quello. Tutto a posto, diretto.
Questi due pallet sono stati conservati. Andiamo a prendere l'ultimo pallet. Praticamente abbiamo finito noi, non dobbiamo fare più nulla. Basta. Abbiamo finito. Vediamo le mucche come sono combinate. Mucche. Cibo pochissimo, cazzo. Serve il cibo. Serve il cibo per le mucche. Allora, bisogna andare a fare la mistura. Quindi per le mucche, animali. Dov'è? Per le mucche, animali, animali, animali. Devo andare qui e fare. Come si faceva? Aspetta, allora. Balle. Le balle già le ho Balle, prese. balle, balle. Trasporto pioppo, erba, pula, animali. Animali. Dove cazzo era il coso per fare il coso delle mucche? Mi manca il coso per fare le mucche. Quindi, vediamo un po'. Animali, qua era, animali, animali. Eccolo qua, il coso per la mistura. Perfetto. Mangime minerale. Sì, alla 29,50. Devo fare un prestito. 30 euro. 30.000, ok. Animali, animali. Dov'è? Animali. Compriamo questo. Ok. Poi dobbiamo comprare. Cosa dobbiamo comprare? Vediamo cosa ci abbiamo qua. Allora, rotoballa di insilato, ne abbiamo 11, a noi ne serve una. Una balla di insilato, ok. Che FIFA mi deve cambiare le impostazioni, non lo so. Una balla di fieno. No. Allora, a noi serve quindi una balla, rotoballa di fieno. Presa. Ok. Poi una rotoballa di insilato ce l'ho e una di paglia. Di paglia, la paglia ce l'ho. Quindi la prendiamo qua, la paglia. Perfetto, paglia ce l'ho e la queste qua le agganciamo al muletto. Guarda che belle le mie palle. Mangi i minerali, sì. Ok, adesso bisogna andare piano. Il carrello dove ce l'ho qua? Io c'avevo il carrello qui da qualche parte, se non sbaglio, vediamo. Carrello quello vuoto, dove cavolo è? È questo che c'avevo vuoto, vediamo. Mostra sulla mappa.
No, non è questo. Non è questo il carrello che cercavo. Io cercavo l'altro carrello, questo qua. Mostra sulla mappa. È lui il carrello. Però non mi serve, non mi serve, non mi serve. Andiamo così, via. Andiamo con le rotoballe. Abbiamo creato l'ingorgo, quello bestiale. Andiamo a dare da mangiare a ste mucche, sennò non mi producono più il latte ed è un problema. Siamo totalmente al buio qua. Ecco, così si vede meglio. No, vaffanculo! Oh, perché devi dire queste cose? Laffo, non è bello dirlo. Tutte le auto sono tutte là, così ho tutto il resto della città tutto vuoto. Va benissimo così, ragazzi, va benissimo. Allora, io devo fare bene le quantità. Tra poco si mettono a fare la grigliata e a bere birra. Ah, come minimo. Con tutto sto traffico che c'è lì, per un carrello messo in mezzo alla strada. Mica se entra Freccia e vede tutto sto casino in mezzo alla strada, inizia a urlarmi contro. Ma che cazzo hanno fatto al gioco? Mamma mia, non si capisce una minchia. Quando mai? Quindi tutto nella norma. Ma quando l'hanno fatto questo aggiornamento? Oggi? 2 o 3 giorni fa. Madonna, che schifo, hanno cambiato tutto il gioco. Io l'ho abbandonato, ora mi faccio la carriera su col Parma. Poi ci rubano i maiali e la usciamo noi con due carabine a canne mozze. Come minimo, se ci rubano i maiali. Dai, che sono le 18. Oh, eccolo qui, eccolo Parli del diavolo, qui. eh? Minchia, parlo Ma e io l'ho aureole sentito, spondo nei io l'ho sentito, coin. perché mentre che io sono, che non ci sono, guardo la live e ho sentito dire, se entra Freccia, minchia, dico, qualcosa è successo, cazzo è successo? Niente, non è successo niente. Io sono andato a prendere subito il joystick e dico, accendi. Se non trovi traffico nella mappa, ringraziami. Che Perché? Che è successo? il traffico è tutto nel mio campo. Perché Perché? c'è un carrello in mezzo alla strada e ci sono tipo una fila di 1 chilometro. E di chi è il carrello? È il mio. Toglielo, Sto facendo un'altra cosa per ora. Dobbiamo no? Da skippare il solo? giorno. Devo dare da mangiare le mucche e ho finito. Possiamo andare avanti. Lo sai che ho fatto una cazzata? Sentiamo, che ne Ho faccio. comprato il coso per fare le canne da zucchero, per piantare le canne da zucchero, convinto che si Ok. poteva piantare adesso. Ma scusa, mi chiama. C'è un calendario che non finisce mai. Abbiamo detto che non si può piantare più niente. Io ho visto che c'era cosa arancione, ho detto si può piantare, invece quello era il raccolto. E quando l'hai pagato? No, poco, anzi. Guarda, quant'era? 24.000. Ho Vabbè, dai, allora niente. comprato 4.000 litri di semi proprio per. Allora, questa qua mo la mettiamo qua. Eccolo qua. Andiamo a riempire. Sì, ma dov'è? Ma che cazzo ne so io. Capito Simo che mi ha detto? No.
parlavamo poco fa nella chat, mi fa di gli faccio dei cominchia dei comporto di soldi, se ne vanno dei carri a riparare dei coi trattori. Sai cosa mi ha detto? Dice, minchia, ogni volta che entro io, dice, li trovo, dice, buoni, dice, ma che dice? Ma che dici, Rafa? Grazie al cazzo che li trovo buoni, ogni volta che entro io riparo. Come cazzo siamo messi qua Ma sto zucchero non me lo dai, non me lo dai, io boh. Oh, ma due Cristi di passaggio in croce, oh, figli di coglioni! Grande Simo, che sono anche il debito. No, l'afro, non lo spaccare il joystick. Due passaggi, Rafa, Cristo Dio! E ho capito, è il gioco, compà. Si è venduto tutto, si è venduto pure. Cosa hai venduto? Abbiamo il debito risanato. Cosa hai venduto? No, niente, qualche terreno forse. Terreno. Forse che non mi tocca il mio. La mamma poverina. Su, papà. Solo erba puoi piantare sto mese. E quando si raccoglie poi? L'assetto di Ma Las Vegas, hai la boh. l'erba si raccoglie tutto l'anno. Sì, ma dopo quanto cresce? E Hai non lo l'assetto so, di Las Rafa, Vegas? perché io minchia, però no, qua a portata di mano. Matteo gli serve l'assetto di Las Vegas. Ma gli serve subito. No, l'anno prossimo. Dopo lo do. No, vabbè, se glielo do per una mezz'oretta, tipo quando entriamo per fare la coppa con te, Ah, se c'abbiamo lo pure la vuoi coppa dare. stasera. Ah, me lo chiede. Ma è possibile che me lo chiede sempre? L'altro giorno mi ha detto martedì la facciamo. Martedì la facciamo. Va Senti questo. bene, dimenticaci. Senti, Mi mi ha detto dimentico che perché. martedì la facciamo. Io gli ho detto, dico, domani che abbiamo la coppa. Ah, la coppa dobbiamo fare. Dico, minchia, mi ha detto martedì. Vabbè, dai, facciamo Io la mi coppa. Ieri scordo, sera. compa, io mi Ora gli dico scordo. stasera che entro per la coppa. Ah, la coppa, minchia. Prontate la sveglia, metti qualcosa. Sì, sono andato a Taranto. Comunque, ora a Simo gli dico che dobbiamo fare una cosa. Filippo, sa sciorretta, la chiama Rit. Eh sì, manda un messaggio, si è dimenticato. Se è una cosa che viene a fare gratis, non la vuole fare. Lo puoi dire, Rafa, quello che ho scritto? Aspetta che leggo. No, Rich, tranquillo, me lo puoi dare stasera, basta che lo scrivi su Telegram. Ah, ok. E l'altra sera poi togliamo. Pensavo di servisse adesso. Ma poi scusami, lo vedi tu il mio. Fagli vedere il mio coso. Fagli vedere il mio ID. Gli dici che mi manda la richiesta, così gliela accetto, basta che vai in prova a tempo, lo trovo. Ma che cazzo ne so io? No, è per dirti. Qua, aspetta che glielo scrivo. Breccia. Do sud. La mamma poverina. Ah, serve il miscelatore, cazzo. Va bene. Andiamo a miscelare, ragazzi, andiamo a miscelare.
Ci vuole un trattore potente. Facciamo con questo qua che sicuramente è potente. Allora. Facciamo defluire il traffico, dai. Però piano, minchia, lo vedi che c'è il carrello? Minchia, sei arrivata precisa, l'hai tamponato il carrello pure. Giorgiana. Non capisco Andiamo a perché prendere. non ci stanno mai contatti. Chissà perché. Ce l'ho presi io due. E freccia, e freccia, e freccia dove va? Va. Tu cosa ti rimane da fare lì? A me? Ah. Niente, niente. Allora, dobbiamo mangiare le mucche e possiamo andare avanti. Ha mandato la richiesta di amicizia su EA, eh? Minchia, su EA! Su EA sempre dentro il gioco devo stare! Minchia, ma ha una testa! Sulla play glielo devi mandare. Sulla play la devi mandare! Minchia, abbiamo cercato l'escamotage per non entrare su. Su Formula 1 Lui ha il che PC però. manda su EA. Ma tu non ce l'hai la PlayStation, Matteo? Sei da PC e basta. Scusa, come entravi nel party con noi? L'applicazione. Poi mi dice che io, Simo mi dice che ho i cambi che non vanno bene. Bonus alla resa tutti al 98%. No, t'ha detto quando piove cala il bonus alla resa. Ce No, ieri mi ha detto, dice, l'ho sul li devi PC, sì, ce l'ho la Play personalizzare. 4, quando si giocava ad altri giochi entravo sul party. Ah. Andiamo a dare la mistura alle mucche, che sennò mi muoiono queste. Di fame però. Capito, capito. Andiamo a dare da mangiare a ste mucche, via. 10.000 litri di mistura dovrei. Ma io la mistura ce l'ho! Ma io. Che coglione che sono! Una boda nuova sbagliata. Ce l'avevo in un carrello. Vabbè, ora uso questa qua, la conservo. Infatti, se dovessi fare una coop con padre, mi tocca andare su Discord per parlarci. È certo. Ma la coop mi sa che non si può fare in crossplay. Perché? O si può fare? Io penso si può fare. Si può Però fare? io qua, ma guarda un po' te. Allora, questo qua, carro miscelatore, lo mettiamo qua da parte. Mamma poverina, giù, pa, mi ha tirato una scarpina. E Come la scarpina? così diceva la canzone. Carrello con la mistura è qua. Ok,
po' di luce. Ah, tra poco arriva il giorno, non ti preoccupare, sta arrivando. No, no, ho messo due lampioni. Tanto costano poco, non costano. Ma ce l'hai la casa per andare a dormire? Certo. Beh, si deve aspettare a Cristina. Non dormivamo più. Ma che significa questa cosa? Aspetta. Minchia. Devo dare sta mistura ai maialini. Via, ricarichiamo sta mistura alle vacche. Olè. Dai che ci entra tutta, benissimo, perfetto, carrello svuotato. Allora, scendiamo qua, cibo. Senti come dicono, sono contente le mucche. Allora, i maialini al 90%, ma gli sta finendo il cibo di nuovo, cazzo. Allora, come cazzo devo fare? Questi li lascio qua per ora. Allora, i sacchi per i maialini dove sono? Semi suini. Ma il cibo per i maiali dov'è che l'avevo comprato? No, non l'ho comprato. E andiamo a comprare il cibo per i maiali. Due sacchi per i maiali. 1.800, a posto. Ma che comunque, anche se andiamo a dicembre, più niente di adesso. Ma c'è da dare da mangiare e andiamo veloci, capito? Ma a proposito di mangiare, io no, lo posso vedere da qua. Allora, tutto ciò. C'è bisogno di dare una gran sistemata al mio campo. È pieno di attrezzi, di cani, di trattori. Puoi andare avanti da solo? No, vuoi fare andare avanti da solo? Da solo se tu esci, sì. Ah. Certo, io posso andare avanti da solo. E allora vai avanti, tranquillo, che io non ho niente da fare. Ah, beh, sto andando a mangiare i maiali e ho finito, eh. Vai avanti, non ti preoccupare. Tanto metto alle 8 del mattino. Ma poi dici che devi andare veloce. Devi andare di nuovo a dare a mangiare. Certo. Tu non ne hai animali? Sì, ma le galline. Ma quelle galline non finisce mica in un mese. No. Minchia, io se non do nella mia factory, se non do da mangiare io agli animali, non glielo do a nessuno, eh. Qualcuno ha dato da mangiare ai maiali dando solo frutti della terra, infatti ora mi trovo con un mare di problemi perché non si prende il cibo dei maiali,
Il cibo non si prende. Dai, dai, non mollare. Sono le 19. Ah. A novembre la città si spense in un istante. La mia fortuna, sai qual è? Che avendo anche l'account da PC, io da PC metto la schermata dei contratti e appena ne spunta uno, lo vedo subito. Lo facciamo aratura e coltivazione. E sono belli 12.000 euro, puliti puliti. The Champions. A posto. Assetto per Austria. Qualcuno ha assetto per Austria? Chi lo vuole? Emanuele Josef. Ancora c'è prova quello da ieri sera. Ma c'è qualche campionato che si svolge tutte e 12 le gare in Austria? Vero. Ma manco va preso il gioco e si è messo a tryhardare in Austria. Ah no, devi diventare più forte in Austria, Emanuele, vero? Minchia, 87 litri le galline. Ma le uova che a novembre si vendono, mi conviene venderle o portarle comunque al forno? Dipende che cosa hai in testa di fare, è normale che ti conviene portarla a forno. Se devi fare le Ma se già ce le ho le uova. torte. E quando ce ne hai, ti sembra che le torte ne consumano poche? Le torte consumano due di uova, quindi non consumo tantissimo. Sì, ma ogni torta. Ah, si sta preparando per giovedì, vero? C'è la gara test in Austria. Ma in che senso la gara testi? Quella lì che è del campionato? Allora, insilato, semi, semi, pane, formaggio, miele, pomodori, fragole, miele, lattuga, paglia, semi, 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 calceviva, paglia, insilato, niente. Non ho semi per le galline, pazzesco. E vabbè, andiamo a comprare. Torniamo sul muletto e di nuovo rifacciamoci la strada a scendere e la strada a salire. Ma per caso sono usciti i driver nuovi per il volante freccia? Non lo so, io manco quelli che hai messo tu ci ho messo. L'assetto per Austria non ancora, cioè ce l'abbiamo ma nel gioco. E nessuno di noi è in Austria, quindi appena entriamo stasera che facciamo la coppa te lo possiamo dare.
Così lo provi. Freccia, ma per trasportare il mangime degli animali non c'è nessun altro mezzo a parte il muletto? Certo, Freccia. Quale? È il carrello. Quale carrello? È il carrello che trasporta il cibo per animale. Però invece di andarlo a comprare nel negozio, lo deve andare a prendere all'impianto per... All'impianto? E all'impianto quello dove vende i cose per gli animali. E vendono il cibo per gli animali? Eh certo, invece di dartelo a coso te lo vendono... Ma già misto? Cioè, diciamo... Già misto no. E cosa ti danno, scusami? Per le galline allora... te lo danno? Ecco, bravo, per le galline non serve il misto. No. Serve frumento, che cazzo serviva per le galline? Non abbiamo il trattore, noi abbiamo solamente il braccio con le forche. Però non abbiamo nessun trattore a cui si adatta per il momento, quindi devo vedere se quelli che ho comprato c'è qualcuno di loro che si può adattare. C'è da mettere in ordine un po' il capanno perché c'è un bordello, mo con l'inverno che non c'è niente da fare. Dico a qualcuno di mettere in ordine perché veramente non si sta capendo niente. C'è da lavare tutti gli strumenti. Emanuele, ma anche tu? Cioè, tu ti sei messo a tryhardare con quella Formula 1? Un'oretta gliela devi dedicare a farming, sennò qua gli attrezzi puzzano. Oh, è dalle 6 che stanno suonando le campane. Sono le 7 e 6. E poi vorrei capire dov'è sto campanile. Cioè io voglio sentire dov'è. A novembre la città si spense in un istante. Rafa, al trattore gli devi mettere tu il gancio sul trattore dalla voce configura. Ma che dici? No, abbiamo comprato il braccio. Non no, glielo mettere. Devi mettere davvero. No, glielo devi mettere davvero. Ma dipende che trattore hai, non è... ci sono quelle compatibili e quelle no. Ma poi scusa, vai a vedere che braccio hai, no? Vai a vedere nel braccio e fai R3 configurazioni e vedi quali trattori sono per lui. Ok, abbiamo portato il cibo per galline alle galline e possiamo skippare la giornata. Minchia quanta roba c'è da fare, ragazzi, impressionante. Mi sono messo l'acqua dentro. Ma dimmi una cosa, il nastro trasportatore le carica le pedane? Il nastro trasportatore, quello che avevi preso nell'altro server, le carica le pedane? Non sono riuscito a provarlo. E adesso ce n'è uno in offerta, 8.500 euro, quasi quasi lo provo. Però a cosa va attaccato? Ci sono altri 2 o 3 pezzi, non mi ricordo cosa cazzo è. Vediamo un attimo. Dettagli. Non c'è nessuna combinazione. È possibile caricare merci su rimorchi anche usando i nastri trasportatori. Minchia, ma questo sai che...
È una bella cosa, però non so cosa, come funziona, non vorrei spendere questi soldi a cazzo. Grow together, harvest together. Aie, 5 km orari, 6 km orari, dai, spingi, spingi, spingi freccia, spingi. Eccolo Emanuele Josef, finalmente ha abbandonato l'Austria. Oh, ma sono le 8 meno 10. Vabbè, ora che vado a mangiare, io vado a mangiare pure Ah, vado a mangiare pure io, sì, stacco un po'. Tanto Emanuele Josef c'ha la lista delle cose da fare. In questo momento non c'è nulla da fare. Proprio nulla da fare. Non c'è più niente da fare. C'è solamente da mettere a posto, Emanuele. Sì, metti a posto. Cerca di mettere a posto al meglio il capanno e lascia i carrelli sotto il capanno perché sono scoperchiati quelli. E ci sono le patate dentro. Le patate con il mezzo mazzotin. Appena entra Consorzio Petralata, glielo diciamo noi. Consorzio, hai fatto appassire il tuo campo. Sei stato bannato. Ma hai tolto altre fattorie, potrebbe togliere pure questo. E mo, ah, mi sta spingendo. Oh, piano piano mi fa capottare, piano. No, minchia. Alzami. Minchia, Emanuele, mi hai fatto capottare, disgraziato. E ti sogni di spingermi da dietro, ma secondo te il muletto può resistere alla spinta di un trattore? No, 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 fermo! Non fare niente. Che sono arrivato. Stai fermo. Mi fai solo perdere tempo così. Oh, il trattore. È pieno? Maledetto, mi hai fatto cappottare. Andiamo, va. Andiamo a posare questi nel magazzino e skippiamo la giornata. Si diventa giorno e si vede. Capito? C'è un macello di carrelli qua, un macello. Ok, andiamo.
Dormire. Emanuele, vatti a fare i contratti se vuoi. Ci sono due contratti. Che sta succedendo? Ah, aspetta, no, non fare niente, che l'aratura e la coltivazione sta nevicando. Cosa sta facendo? Cos'è? Ah, tra 2 ore smette di nevicare. Mi sa che non possiamo fare niente. Niente, puoi solo sistemare, niente contratti. Puoi solo sistemare quel capanno se vuoi. Allora, puoi fare, riempire la bonza. Ah, adesso scrivo tutti i compiti da fare, ragazzi. Allora. Allora, abbiamo cose da fare. Riempire. Come si chiama il serbatoio? La cisterna. Riempire la cisterna dell'acqua al fiume, poi. Sistemare i trattori e gli attrezzi nel capanno o nel campo. Lavare trattori e attrezzi. Basta, non c'è più niente da fare per ora. Emanuele, possiamo anche tu divertiti a lavare lì per ora. Io non c'è più niente da fare per ora. Quindi andiamo a... Oh, chi l'ha fatto uscire queste cose di qua? Le patate così, no? Le patate così no, minchia, le patate alla neve no, non vanno bene le patate sotto la neve. Mamma mia, che livello ho fatto a Spider-Man, terribile. Rimettiamo le cose sotto il capanno. Mettiamole di qua però sotto il capanno. Aspetta, Emanuele, fammi passare. Fammi passare, togli tutto, devo passare con i carrelli. Pareggiate Salisburgo. Perfetto, io ho finito.
Ebbene, ragazzi, ci vediamo stasera. Io vado a cena. A che ora, Freccia? Ristorante? Io subito ceno. Quando finisci, i colleghi. E Subito ceni. E che ci vuole? Mica mi la vado a scasso di cenare anch'io. sera. Vado a cenare anch'io. Nutrisciti bene, non vorrei che poi mi dici ah, ero poco, qua, là. Vabbè, a cagare, va. Campo 15, coltivazione. Perfetto. Va bene, ragazzi, a dopo. Ciao. Ciao, 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 ciao.